Warriors! Salve, ma sono di venire siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiastico video in play, questa volta su Demon Souls! Ok, quindi, eravamo prima di qui, stiamo facendo robe su robe di contro robe, cazzo quante robe, comunque... Perdonatemi, stavo controllando che l'audio non fosse troppo alto, perché poi se no vi spappolavo le orecchie. Quindi, volevo chiedervi innanzitutto scusa per la pochezza di video che per un periodo c'è stata. Purtroppo ho avuto dei problemi con il computer, per chi di voi mi segue su Facebook lo sa, lo ha saputo. Purtroppamente c'è stato un problema sia con l'alimentatore sia con il cosoro, non mi viene adesso il nome, quello che quando salta la corrente ti tiene comunque acceso il computer, il salvavita PC, tipo... Roba di questo genere. Praticamente mi erano partiti entrambi, quindi ho dovuto staccare il salvavita PC e l'alimentatore. E l'ho dovuto cambiare con uno della Cooler Master da 700 watt. Se mi sentite sono anche raffreddato, quindi parlerò un po' E in ogni caso, bando alle ciance, bando alle cose, bando a questo. In ogni caso adesso siamo tornati più fighi, più forti, più fighi che mai. Eravamo arrivati qui nella Torre di Latria, che molti di voi mi hanno detto essere, ho letto adesso i commenti sul video in cui avevo cambiato ed ero andato da una torre di Latria, essere un posto veramente brutto, veramente strozzo, più del livello 3 del palazzo di Boletaria. Quindi non so se riguarda questo punto precisamente, ma immagino i prossimi, intendiate i prossimi, quindi andiamo un po' a vedere chi c'è qui dentro, e vi odio in ogni caso. Quindi, salve! Che c'è che... Chi tra di voi si nasconde nelle ombre della cattedrale della Santa Maria Maddalena, Madre di Praga, Madonna, peccato... Maria? Io scherzavo. Oh, Maria ha quattro braccia e un filone di pane in mano, what the f... Sì, ha un filone di pane in mano, perché ha un... Perché ha del... Una baguette... Salve. Falso idolo. Buongiorno. Ok. E la canzone è fantastica. Un'altra volta non c'è fine a tutto questo. Un'altra volta cosa? Anima di soldato antico. What the... Ok, di che cosa siamo... Di che picche siamo... Salve. Buongiorno. Ah, ok. Ti allontani e basta. Oh, quanto sei tenera. Oh, cucciola, lei voleva. Oh, no, 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 no. Vai via. Mangia questi perché non si sa mai. Dove appari? Oh, qui. Oh, cucciolottotta. Oh, so due. Oh, capiscolo. Capiscolo benissimo. Diventi una lurida puttana. Ecco cosa. E ovviamente questa non sei tu. Ma è quella. Bene. Quindi, prendiamoci questo. No. Vai. Oh, manco tu. Cazzo. Via. Via, via, via. Mangia. Cazzo. Quali delle tre? Forse quella lì. Quella lì. Ci conto. E porca puttana. Maledetta cioccolandia. Ok, ok, tranquillo. Mangia qui. Tu muore. E smettila di ridere. No, no, no. No, non è lei. Non è lei. Sì. Sì, gran cazzi. Ma chi ci casca più? Vai, baby. No, 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 no. Il sigillo, no. Ok, yep. Ciucciamelo. Oh, ti pareva che non era... No, 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 no. Allontanati, allontanati. Prenditi un'erba mezza, va.
Mammagna, Dedè. Porca zozza. Vedi quanto sottosta. Probabilmente è quella che lancia il tipo grosso. Il tipo grosso. È terribile. Sì, lo so, è terribile a dirsi. Non è importante questo. Comunque probabilmente è la... Ti sto odiando, puttana. Ok. Ok. Cosa? No, mi scusi, non ho compreso quello che cazzo stava dicendo perché non le prestavo alcuna attenzione. Unghia dell'infante. Ma salve. Che cos'è quest'arma? Dov'è soprattutto? Unghia dell'infante. Oh, eccolo qui. Un pugnale intriso di pestilenza, la lama è ricurva come fosse un artiglio, usato spesso da donne e bambini per assassinare. Tra le armi uniche, questa è senz'altro una delle più... Oh, quindi è un'arma unica. Oh, ma che carina. Quanto è sexy questa... No, non è vero. Andiamo avanti con questa. Quindi, sono lassù. Quindi mi stai dicendo che devo risalire? Devo rifarmi la strada lì in alto per quale ragione? In realtà c'è ancora la nebbia qui. Oh. Spezia stagionata. Wait. Esci dalla nebbia. C'è qualche uscita qui che mi sto perdendo? Mi sto dimenticando qualche uscita da qualche parte qui vicino? Perché non lo so. Ah, già, qualcuno di voi mi dice: Rexan, vedo la torre di Latria veramente scura. Siete gli unici ragazzi, anche il sottoscritto vede la torre di Latria fottutamente nera. Però ci faccio l'abitudine, che tocca farci. Quindi, non sapendo che altro fare qui, usciamo dalla nebbia. Non ho capito qual è il senso di questa cosa, ma ok. Sciocchi. Prendete, ha detto che gli idoli, falsi idoli, rinasceranno sempre. Quindi probabilmente questo è un boss che si deve rifare. Quantomeno finché non si è trovato il metodo per disintegrare il falso idolo. Questo è il messaggio? Questo è il perché stiamo qui? È questo che vi state dicendo, ragazzi? Perché se non è questo, fottetevi e ditemi chiaramente che cazzo dovrei fare qui. Anche se lo state facendo, io non posso sentirvi perché voi state vedendo un me del passato. E i me del passato non possono sapere quello che pensate voi del futuro. Perché i me e i voi sono in due entità, due mondi e due zone completamente diverse. A livello spazio-temporale. Quindi non si può... Oh! Me ne pentirò tantissimo! Loto della vedova. Ma che farebbe sto cazzo di loto della vedova? Cura della pestilenza, ok. È utilissimo. Ok, il fatto è che... Le cadute qui su Demon's Soul, qualcuno aveva anche scritto, sono veramente strane. Ovvero, da una certa altezza muori. Tipo, muori, basta, cioè non puoi fare un cazzo. Da altre altezze sopravvivi, ti puoi mangiare un croissant mentre cadi e cadere di culo e avere, non so, l'osso... No, non occipitale, l'osso sacro totalmente integro e quindi... Adesso, a proposito di osso sacro, mi sono appena ricordato di anni fa quando facevo karate. Stiamo parlando di 10 anni fa, una cosa del genere. Sì, direi di sì, direi che erano una decina di anni fa, anche qualcosina di più. E mi ricordo il periodo di judo, no, forse 10 no, lo facciamo 8.
8 va bene. 10 no. E c'era Judo, questo che aveva fatto questa tecnica di Judo strana a quest'altro. Io lo vedevo perché all'epoca la signora Rexen andava a Judo, quindi... Ah no, 5 anni fa. 5-6 anni fa, sì, esattamente. E era andato un po' troppo indietro con le date. E non so cos'è quella, adesso andremo a vedere. E io mi ricordo che questo fece questa mossa di Judo. Questo tipo cadde in un modo malissimo, perché non sapeva cadere, quindi era cascato male. Nonostante fosse una cintura blu, come cazzo fai a cascare? Vabbè, cazzo. Cascò male, si piegò un dito e si ruppe l'osso sacro. Una cosa orrenda, strillava come un piccolo maialino squartato. Ah, oh. Salve, comunque... Cos'è questo? Chiave speciale PDS. Oh, capisco. Chiave speciale. Ok. Una chiave di ferro la cui iscrizione è stata grattata via. All'aria di essere la chiave di una cella speciale. So anche quale. Buongiorno, parla. What do you want? I am a humble servant. I do not wish to interfere. I won't cause you trouble. I won't. Okay. What do you want? I am a humble servant. I won't cause... Io non so voi. Non ne ho idea. Ma sapete che c'è? Non mi fido neanche un po'. Ok, quindi questa è andata, distrutta. E ora possiamo andare a uccidere l'idolo. Forse è questo, è lui che la teneva in vita. presuppongo di sì, presuppongo. Ok. Rexen nell'italiano, colpiscono ancora. Ok, no. Sono un umile servo dell'illetterato italiano. Io vi dico come dire stronzate in un italiano che non esiste. C'est moi. C'est me. C'est je. C'est cool. C'est cool. C'est culot. Le culot. Non vi chiedete di che cazzo stia parlando, non lo so, non ne ho la più pallida idea, cazzo. Ma sto parlando di qualcosa. E non so di cosa. Ok, no, non è lei, è quella lì giù. Dov'è? Dov'è? Oh, eccoti! No! Salve. Sì, oh no! Mi sta massacrando! No, sì, il senso sarebbe quello, romperti il culo. Vediamo quale di queste lancia il... Non è lei, non è lei. Forse è lei? No. C'è, eccola lì. Ce n'è una terza, ragazzotti. Ed è giustamente quella in fondo. E giustamente ho preso il cazzo di... Oh, baby. No. Direi di no. Rido anche io, troione. Oh! Ma quanto può essere deficiente a rimetterti qui? Forza! Rifallo? No, 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 no. Certo, ora vedrò quale di questi è, ma... Oh, ce n'è anche una! No, 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 no! Mamma mia, no! Minghie, vai. Ok, ora. 1, 2, 3, 4. Ok, vai, 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 vai. Mamma mia, ho dovuto sprecare un'erba nuova. Però non voglio morire. Non lo voglio fare per... Niente. Ok, ok. Vista, 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 vista. Boom, 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 bam. Il demone è stato distrutto! Oh! Chi l'avrebbe mai detto?
Non avrei mai sospettato. Oh, trofeo del falso idolo! Ma dai, chi avrebbe mai sospettato del povero stronzo lì sopra? Non certo il sottoscritto. Comunque, quindi. Vieni, grazie. Andiamo. Dio è qui? Vuole regalarmi un'arma potentissima o mandare giù degli schifosi? Ah! Stiamo andando ad Anor Londo per caso? Questa mi ricorda qualcosa, ma proprio un pizzico. Oh già, Anor Londo. O la fortezza di Sen e l'arrivo ad Anor Londo, una delle due. Salve, ci vedremo nel 2000 mai. Arrivederci, non voglio incontrare assolutamente nessuno di voi. Maledetti troioni. Quindi... non dovrebbe esserci un... falò? Una sottospecie... oh, eccolo qui! Anima di demone bambola! Oh, caro! Però torniamo al Nexus, questo preciso istante, e nel prossimo torneremo qui e andremo a fare... andremo a salvare il caro... coso? Il saggio freak... esatto, lui. Andremo a salvare lui. Ora, io devo andarmi a soffiare il naso. Devo terminare qui questo video in play. Quindi, termino questo video in play. Ci vediamo al prossimo video in play. Sapete come posso? Rax 1. Ciao a tutti, bro. Oh, yeah.